Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale alla grande. Ragazzi, oggi andremo a fare, dato che ci troviamo ancora in estate, un buon cheesecake freddo, che sto parlando del cheesecake glassato al caramello. Partiamo subito con la nostra ricetta e con la nostra base, che sarebbe 130 g di burro sciolto, 200 g di biscotti secchi. Come noi sappiamo, quando facciamo un cheesecake dobbiamo per prima andare a tritare i nostri biscotti secchi. Abbiamo tritato i biscotti, li inseriamo nella coppa, ci inseriamo anche il burro fuso e andiamo ad amalgamare il tutto. Allora, una volta che abbiamo amalgamato il tutto, prendiamo una tortiera, possibilmente con cerniera, e andiamo a inserire la nostra base. La nostra tortiera è di 28 centimetri. Una volta che abbiamo inserito la nostra base, appiattiamo nella nostra tortiera. Una volta che abbiamo appiattito nella nostra tortiera i nostri biscotti, mettiamo in frigo e incominciamo a prendere gli ingredienti per la nostra crema. Partiamo subito con gli ingredienti della nostra crema, che sono 300 g di panna che adesso andremo a montare, 400 g di formaggio spalmabile, 10 g di gelatina che sto ammollando in acqua fredda, 100 g di zucchero a velo. Cominciamo a prendere la panna e andarla a montare. Allora, mentre stiamo montando, inseriamo lo zucchero a velo e continuiamo a montare. Allora, una volta che abbiamo montato la panna, andiamo a inserire il formaggio spalmabile. E continuiamo ad amalgamare il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, adesso dobbiamo prendere la gelatina, la spezziamo per bene e la andiamo a sciogliere sul gas. Fatto ciò, inseriamo la nostra gelatina e amalgamiamo anche la nostra gelatina nella nostra crema. Che abbiamo amalgamato sempre il tutto, inseriamo nella nostra base e appiattiamo il tutto. Allora, una volta che abbiamo appiattito il tutto, mettiamo in frigo e incominciamo a preparare la glassa. Detto prima, adesso passiamo alla glassa al caramello. Gli ingredienti sono 150 g di zucchero a velo, 110 g di panna liquida già zuccherata, 2 cucchiai di acqua fredda. Poi ci serve un pentolino con un cucchiaio di legno e cominciamo a inserire lo zucchero a velo e l'acqua e andiamo a sciogliere sul gas. Una volta che siamo passati sul gas, come vedete ho acceso il gas e lo zucchero con l'acqua si sta sciogliendo. Quindi adesso giriamo fino a quando si oscurirà leggermente. Una volta che abbiamo fatto oscurire, come vedete, il caramello, abbiamo fatto sciogliere lo zucchero, inseriamo la panna e giriamo il tutto. Allora, una volta inserita la panna, come vedete, l'ho inserita in una coppettina. Adesso lo facciamo raffreddare e poi possiamo glassare il nostro cheesecake. Una volta che abbiamo fatto raffreddare il nostro caramello, lo inseriamo sul nostro cheesecake. Quindi cospargiamolo tutto. Una volta che abbiamo cosparso tutto il nostro cheesecake con il nostro caramello, lo mettiamo per un paio d'ore in frigo. Allora ragazzi, abbiamo tagliato il nostro cheesecake con glassa al caramello e come vedete è venuto così. Guardate quanto è bellino, carino, ma soprattutto buonissimo, leggerissimo. Beh, mi raccomando, fatelo perché è di una bontà indescrivibile.